Palermo denese la 22esima edizione dei mondiali antirazzisti, più di 120 le ONG che partecipano da tutto il mondo, molto ridotta quest'anno la presenza delle organizzazioni che si occupano di rifugiati. Nelson Bo. 125 squadre di calcio e altri sport, espressione di altrettante organizzazioni che si occupano di diritti umani, workshop, eventi culturali e musicali fino a sabato. La 22esima edizione dei mondiali antirazzisti a Bosco Albergati parte quest'anno con una novità imprevista: il numero di organizzazioni che si occupano di rifugiati dimezzato. Abbiamo solo 21 squadre di rifugiati. Le motivazioni sono molteplici, però una di queste è anche il fatto che i prefetti delle singole città hanno un po' chiuso, come dire, i rubinetti e la disponibilità a far uscire dalla provincia i ragazzi rifugiati. Ma non è questo l'unico motivo. Qualche cooperativa ha ritenuto opportuno non finire eventualmente sui giornali dando visibilità al fatto che a questi li porti pure anche a giocare a calcio. Tra le prime iniziative dei mondiali antirazzisti, in attesa dell'inizio degli incontri, lo scambio di esperienza per circa 200 ragazzi che da Siracusa a Torino hanno partecipato a progetti di cittadinanza attiva coordinati da ActionAid. Abbiamo fatto discutere i ragazzi in un dialogo magari anche acceso ma sempre informato su come rivitalizzare zone delle loro città, magari in periferia, che avevano bisogno di particolare attenzione. In gruppo abbiamo fatto molto a Siracusa, partendo dalla violenza sulle donne, il problema dell'immigrazione, queste cose qui. A Milano io con la mia classe l'obiettivo finale era portare il concetto di sostenibilità ambientale all'interno di una scuola elementare. A Torino abbiamo lavorato sulla diffusione dell'idea della salute sul territorio.